Real Podgora Anzio Lavinio, valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie C2 Girone D, è una sfida dai tanti motivi di interesse. La classifica innanzitutto, con l'Anzio Lavinio che non vuole perdere contatto con la capolista Sport Country Club e il Podgora che necessita di punti per avvicinare la zona playoff. Il desiderio da parte dell'Anzio di vendicare la sconfitta di misura rimediata all'andata e infine la sfida tra goleador con Cristofoli e Simone Moncada in lotta per il titolo di capocannoniere. Dal campo sportivo di Podgora un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. È dunque cominciata questa sfida con diversi palloni in questo avvio. Verticalizza adesso per Cesari, il tiro e il gol. Rete da parte di Cesari, lo stesso Paolucci sulla sinistra. Paolucci, il destro di Paolucci, il miracolo. Attenzione adesso a Simone Moncada che calcia di sinistro, prova ad accentrarsi dentro per Origlia. Attenzione a Origlia, il tiro di Origlia che è stato ribattuto da Compagni e poi non è finita, che c'è ancora il destro da parte di Simone Moncada. Simone Moncada, una serie di finte, il tiro e il gol, meravigliosa esecuzione da parte di Simone Moncada. In ogni zona del campo, proprio lui parte, attenzione perché si è dovuto impegnare il portiere e Compagni, si accentra Montalto, prova ad andarsene Montalto e poi il destro che termina di un soffio al lato. Pinna, Ciuffa, se ne va Ciuffa sulla sinistra, Ciuffa il diagonale precisissimo e ancora un destro in questo momento della partita. Barbierato, ha esploso il sinistro, deviato in fallo laterale da Montalto. Attenzione ancora il tiro e il gol realizzato da Clavari, una sentenza questo sinistro a parte di Clavari. Pallone per Del Brusco, attenzione ancora a Clavari, Clavari, il destro di Clavari scatenato. Vediamo se Del Brusco tenterà la soluzione diretta in porta ed è così, ci mette il piede però il portiere, doppio dribbling da parte di Montalto e poi cede il pallone a proprio Compagno, splendido schema, Cristofori a colpo sicuro. Dall'altra parte Lanzio Lavinio, la possibilità di segnare e non riesce a realizzare per questo salvataggio sulla riga, incredibile. Vediamo se saprà riscattarsi Cristofori, cannonata di Cristofori. Altro tiro in porta, il palo colpito da Musilli con Barbierato, cede il pallone a Ciuffa, ancora Barbierato, chiusura da parte del portiere Lograsso, altro tiro in porta, la palla non entra, incredibile. Riparte adesso però il Podgora con Rizzato, il tiro e il gol da parte di Rizzato, splendida realizzazione da parte del numero 9 del Real Podgora. Ancora il tiro da parte di Musilli, si accentra, cede il pallone a Del Brusco, Del Brusco se ne va, il tiro di Del Brusco e poi incredibile azioni perché è sotto nel punteggio, occasionissima. Attenzione a Di Giorgio, dentro e qui forse ci potrebbe essere un calcio di rigore, proteste plateali per Musilli e viene invece espulso addirittura. Vuole adesso una circolazione perimetrale del pallone l'allenatore Paccassoni. E c'è il gol del 4-2, ha sfruttato magistralmente la superiorità numerica la squadra di mister Paccassoni, ha trovato il gol Rango e finisce il match, finisce con la vittoria da parte del Real Podgora per 4-2 ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, vi diamo appuntamento ai prossimi impegni con Mondo Futsal.